Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi proseguiamo il nostro allenamento per continuare a sviluppare le fibre muscolari della nostra mente, della nostra anima e del nostro spirito e grazie a questo potenziare al massimo la nostra positività, la nostra migliore energia e il nostro potere di creare la nostra migliore realtà. La strategia del game over. Ti viene in mente un evento negativo, recente o appartenente al tuo passato e inizia a rimuginarci sopra. Inizia a pensarlo, a ripensarlo nella tua mente, inizia a pensare a cosa avresti potuto fare, a cosa avresti potuto dire, inizia a darti la colpa perché avresti potuto comportarti in un altro modo, inizia a rimproverarti, ad autoaccusarti, a dire che sei un vigliacco, che non hai avuto il coraggio, che avresti dovuto comportarti in quel modo e invece non l'hai fatto, inizia ad autocommiserarti, inizi ad arrabbiarti con te stesso, ad arrabbiarti con quella persona o con quell'evento, con quella situazione. E così è partito al galoppo il ciclo di ripetizione, lo schema di ripetizione negativa inconscia. Ecco che può intervenire dicendo: questo film è finito, questo gioco è finito, game over. Quando ti accorgi di stare attivando lo schema, quando ti accorgi di essere sotto ipnosi, ripeti proprio a voce alta: game over. Nel momento stesso in cui ti rendi conto, perché questo è il punto importante, ogni volta che gli schemi negativi entrano in azione c'è una fase ipnotica, una fase di incoscienza. Siamo svegli ma ipnotizzati. Però c'è una fase in cui riconosciamo, c'è sempre un momento di risveglio automatico interno, di distacco. Ecco che attraverso il tuo addestramento quotidiano sarai sempre più in grado di riconoscere quando quel momento avviene, di riconoscere l'azione dello schema negativo. Ed è lì che puoi intervenire con questa semplicissima strategia. Basta. Game over. Fine dei giochi. Ti invito nuovamente a ripeterlo a voce alta. Game over. Game over. Game over. Fine dei giochi. Bene, completiamo anche questa sessione con la ripetizione per un minuto di un mantra fortificante, uno dei mantra, degli schemi di autoaffermazione che si sono dimostrati più efficaci. Oggi usiamo il mantra di Bob Proctor. Ripeti insieme a me, a voce alta o mentalmente, per il prossimo minuto. La legge di attrazione è sempre all'opera. Che io ci creda o no, che io me ne renda conto o no. Perciò ne divento consapevole e prendo coscienza del mio enorme potere. La legge di attrazione è sempre all'opera, che io ci creda o no, che io me ne renda conto o no. Perciò ne divento consapevole e prendo coscienza del mio enorme potere. La legge di attrazione è sempre all'opera, che io ci creda o no, che io me ne renda conto o no. Perciò ne divento consapevole e prendo coscienza del mio enorme potere. La legge di attrazione è sempre all'opera, che io ci creda o no, che io me ne renda conto o no. Perciò ne divento consapevole e prendo coscienza del mio enorme potere. Bene, così abbiamo completato la sessione di oggi. Fai crescere l'onda della positività. Condividi questa sessione con le persone che ti sono care. Espandi la forza dell'energia che stai creando anche
alle altre persone e invitale a lavorare su di sé come tu stai lavorando su di te, affinché ognuno lavorando su di sé lavori anche per gli altri. E così, cambiando noi stessi, cambiamo il mondo. Alla prossima sessione di allenamento contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.